and gentlemen, are you ready for a new session about the rock band history with Gianluca, talking about the story of the AC/DC? Are you there for me? Sure. Sì, ci siete! Siete pronti per una nuova puntata di The Rock Band History, la rubrica musicale a cura di e con Gianluca, che vi parla della storia delle rock band che hanno fatto davvero grande il rock nei decenni ed hanno calcato i palcoscenici di tutto il mondo, qui su Saiuz Web Radio in www.saiuzwebnetwork.net. Puntata numero 59 e la numero 12 dall'inizio di questa seconda stagione, il 2013, il secondo anno in cui va in onda The Rock Band History, e la sesta puntata in cui parliamo dei mitici AC/DC! In onda tutti i giorni alle ore 00, alle ore 6 del mattino, alle ore 12 e alle ore 18, sempre rigorosamente orari italiani, e comunque la trovate a disposizione nel nostro sito in www.saiuzwebnetwork.net. Bene cari amici, sempre un ben ritrovati a tutti quanti voi dal vostro caro Gianluca, che vi dà un calorosissimo benvenuto soprattutto ai nuovi che mi stanno e ci stanno ascoltando, e a coloro che mi ascoltano e mi seguono da tempo, a cui va un ringraziamento davvero speciale per il vostro appunto affetto, calore, e naturalmente continuate a seguirci, a seguirmi, e fatemi sapere che ci siete. Vi ricordo appunto, come già sapete, il nostro sito, il www.saiuzwebnetwork.net, la email presso cui scriverci, che è info@saius.com, la mia gianluca@saius.com, e poi quella di Luca per contattare Saius Web Network è luca@saius.com, per qualsiasi cosa vi possa interessare, venire ospiti in trasmissione durante lunedì sera, o comunque per me, se volete appunto contattarmi direttamente e naturalmente avere un diretto filo di comunicazione con il sottoscritto, mi potrete trovare anche presso la casella di posta elettronica, con la quale mi troverete anche in Facebook, con gianluca.mancuso@email.it, e lì naturalmente anche in Facebook mi troverete e potrete seguire tutto quello che facciamo. Ed ora riprendiamo con la storia dei mitici AC/DC, così da dove l'avevamo lasciata nella precedente puntata, ed eravamo arrivati, come dicevo, al 1985, in cui appunto alcune vicende di, diciamo, di delitti da parte di Ramirez un po' turbò la storia degli AC/DC, perché venivano anche un po' da parte dei mass media così accusati di satanismo. E verso la fine dello stesso anno del 1985 il gruppo fu contattato da Stephen King, il mio ritorno dagli States ha fatto naturalmente peggiorare il mio inglese anziché migliorarlo, scherzo, e per la realizzazione appunto della colonna sonora del film Brivido. Quindi Stephen King contattò gli AC/DC per Brivido, da noi in Italia naturalmente Maximum Overdrive nella versione originale americana, il titolo è questo, noi che appunto diciamo così traduciamo oltre che doppiamo tutto. E King, da tempo grande estimatore degli AC/DC, raccolse alcune delle sue canzoni preferite dagli album precedenti, che finirono poi su Who Made Who del 1986, insieme a tre nuovi brani appositamente scritti dal gruppo proprio per il film, tra cui appunto Who Made Who e le due strumentali DT e Chase the Haze. Naturalmente il singolo Who Made Who fu un successo davvero strepitoso. Ben altra sorte invece ebbe il film, che rappresentava un po' il debutto come regista per Stephen King, però la critica appunto non fu per niente d'accordo col successo che magari la pellicola appunto non ebbe, quindi critica e pubblico lo bocciarono completamente senza appello, e anche il gruppo, dobbiamo essere sinceri, gli AC/DC in seguito non ebbero parole, diciamo così, incensatorie nei confronti della pellicola. A me poi particolarmente all'epoca, naturalmente ragazzino, mi ricordo che quel film
piacque e naturalmente mi mise proprio un brivido, una paura, poi vederselo appunto di sera faceva abbastanza paura per l'epoca. Se lo rivedessi adesso, chissà. E Blow Up Your Video uscì nel 1988 e dal punto di vista commerciale risollevò un po' in parte le sorti del gruppo, vedendolo così un po' in calo e vendendo nettamente più dei due precedenti album in studio. Il disco aveva in Hit Seeker e That's the Way I Wanna Rock and Roll i propri punti di forza, ma non fu esente anche questo album un po' da critiche. In particolare molti lamentarono un po' un declino della performance nella band per quanto riguarda diciamo così le qualità canore di Brian Johnson e l'eccessiva presenza di brani modesti. Il tour mondiale che ne seguì però in effetti vide il gruppo diciamo così proporre soltanto due dei brani dell'ultimo album e quindi il materiale più amato e apprezzato dai fan rimaneva quello degli album precedenti. Il tour fu anche diciamo dei primi album, tra l'altro dei quelli più vecchi, e il tour fu anche segnato dall'abbandono momentaneo di Malcolm Young, che si ritirò spontaneamente in una clinica per curare la sua dipendenza dall'alcol, che aveva comunque assunto aspetti davvero pericolosi. Gli AC/DC continuarono il tour senza Malcolm Young e per le date del Nord America, diciamo così, le parti di chitarra ritmica furono assegnate al nipote di Malcolm, Steve Young. E veniamo così alla fine degli anni 80, appunto al 1989, che oltre al rientro di Malcolm Young segnò l'avvicendamento tra Simon Wright e Chris Slade alla batteria. In effetti però c'è da dire che Wright purtroppo non era mai entrato veramente nel cuore dei fan e aveva così accettato un'offerta dal proprio idolo di sempre, Ronnie James Dio, che gli aveva proposto un lavoro come membro fisso del proprio gruppo. Mi dispiace un po' perché Wright tutto sommato era anche un simpaticone, un simpatico. Io ho avuto anche l'occasione di conoscerlo appunto proprio dopo un concerto di Ronnie James Dio, con Ronnie James Dio appunto, e lui alla batteria in Austria diversi anni fa, e oltre alla foto ricordo che gentilmente e carinamente ha voluto fare con me, era davvero una persona molto affabile, simpatica, e anche sul palco non dispiaceva. E con il nuovo entrato Slade appunto negli AC/DC si misero così a lavorare sul nuovo album prodotto da Bruce Fairbairn. L'album uscì nel settembre del 1980 con il titolo The Razor's Edge e fu per il gruppo il lavoro di maggior successo dai tempi di For Those About to Rock We Salute You. Buona parte del merito fu del singolo Thunderstruck, ma la rinnovata vena creativa del gruppo trasparve anche da altri brani come Are You Ready, Shot of Love, Money Talks e Fire Your Guns. Anche se non fu un ritorno allo stato di forma straordinario del periodo che andò dal 1977 al 1981, l'album comunque riportò gli AC/DC sotto i riflettori e il tour seguente si dimostrò uno dei più seguiti in assoluto da parte naturalmente dei loro fan in tutta la loro carriera, facendo loro guadagnare una nuova presenza come gruppo principale al colossale Monsters of Rock, stavolta itinerante, con al seguito i Metallica, i Motley Crue, i Queensryche e The Black Crowes e i Pantera. E per gli AC/DC era la terza presenza da headliner al festival, record tuttora ineguagliato. E per celebrare l'evento, il concerto di Donington fu filmato tramite un enorme dispiego di mezzi, pensate un po', 26 telecamere, di cui una montata addirittura su un elicottero, e poi sarà in seguito pubblicato sul video AC/DC Live at Donington, naturalmente storico per gli amanti degli AC/DC, anch'io ce l'ho modestamente. E anche il grande pubblico di Donington tuttavia risultò ben poca cosa di fronte a quello che naturalmente fu considerato il concerto evento di sempre e che il gruppo tenne naturalmente poi anche a Mosca, organizzato per la celebrazione della fine della dittatura comunista, e allo storico evento cui parteciparono anche i Metallica, The Black Crowes e i Pantera si recò una folla stimata fra 500.000 persone ed un milione, la più grande mai raccoltasi per un concerto hard and heavy. E qui ci fermiamo, cari amici, con quest'altra puntata dedicata agli AC/DC. Vi aspetto alla settimana prossima con la prossima puntata, sempre proseguendo con la storia degli
ACDC qui su Sirius Web Network in www.siriuswebnetwork.net. Se volete scrivermi, fatelo pure sempre a gianluca@sirius.com e naturalmente vi aspetto alle prossime. Ciao!